13 maggio 2024, via Lido Sacramento, la dimostrazione scientifica del fallimento dell'amministrazione comunale di Siracusa. Dopo molti anni di totale chiusura, via Lido Sacramento, iniziano i lavori. Quindi con diversi anni di ritardo, 355.000 euro più ulteriori somme a disposizione, dato contrattuale di ultimazione dei lavori 15 marzo 2024. Oggi è, abbiamo detto, il 13 maggio? Andiamo a vedere. Allora, totale fallimento. Non ci sono ulteriori termini. Poi tra l'altro, vabbè, voglio saltare a piè pari che ho letto che il muro che è stato qua creato è anche pericolante. Ora, io non sono un tecnico, non ho idea se sia così o meno, se sia qua addirittura, non so se riuscite a vedere, girando il video a 360 gradi stanno anche crescendo le palme. È incredibile, una città a vocazione turistica, guardate che meraviglioso mare, guardate lo scorcio di Siracusa, e questa che è un'importantissima arteria che collega tutta la zona isola alla nostra città, in questo stato di abbandono, di degrado, che tecnicamente doveva essere una riqualificazione all'indomani della strada che stava venendo giù. Vorrei ricordare che all'epoca fui il primo a lanciare l'allarme, chiedendo all'epoca l'intervento dei sottoservizi dell'azienda che si occupa dei reflui, perché a mio giudizio probabilmente era dovuto a quello. Anni di totale indifferenza da parte dell'amministrazione comunale hanno portato, ripeto, io non sono un tecnico, non mi interessa esprimermi da un punto di vista tecnico perché non è mia competenza, certo, quel blindo in cemento capovolto fa pensare che magari qualcosa non è stata fatta a regola d'arte. Speriamo bene, speriamo che intanto questa strada venga messa in sicurezza e riaperta il prima possibile, perché ripeto, ormai sono diversi anni che siamo in questa situazione davvero brutta. Salvo Russo, Alternativa Libera, Siracusa.